Ben ritrovati amici di Golf Television, puntata numero 226. Guarda Marco Lanza, chi si è venuto a trovare. Sono strafelice perché abbiamo il direttore di uno dei circoli piemontesi più attivi, tanto che quest'anno addirittura hanno chiuso in attivo e quindi diciamo un circolo in controtendenza. In controtendenza, ma soprattutto in grande espansione per quanto riguarda anche gli appassionati che iniziano a giocare a golf. Certo. Parliamo del Golf Club Cavaglià, abbiamo con noi il direttore dell'Un Hotel Golf Cavaglià, vale a dire Miguel De Sosa. Grazie per essere con noi, Miguel. Grazie a voi per questo invito. E soprattutto tanti auguri. Ah, è vero, ha appena fatto gli anni. grazie ancora. Ha compiuto di recente gli anni in settimana, quindi sì, e si è fatto una bella vacanza, una bella festa, vabbè, quattro giorni. Non dobbiamo raccontare tutti gli affari suoi. No, meglio no. Però, allora, parliamo invece di questo Golf Cavaglià, che è una meraviglia e che tra poco avrà un ulteriore exploit. Ce ne vuoi parlare tu? Soprattutto perché al di là dell'evento che lo caratterizzerà, qui diventate ancora più grandi. Che succede? Siamo sempre in crescita continua. Il 24 ottobre facciamo la nostra Pro-Am ventennal del circolo, del Golf Cavaglià. Già vent'anni, ma siete andati ieri, siete così giovani. Perché tutti gli anni stiamo sempre in cambiamento, in crescita. Allora, eccola qua la locandina. Facciamo questa Pro-Am dei 20 anni. Sarà una bella Pro-Am perché stiamo organizzando più che la gara, una grande festa. Una festa con i professionisti, abbiamo già tanti nomi iscritti, tanti professionisti conosciuti della Lombardia, di Piemonte. Abbiamo anche Costantino Rocca, che dopo la Ryder Cup per noi, anche perché è stato proprio un simbolo anche della Ryder Cup italiana, la presenza italiana nella Ryder Cup. Perciò sarà una gran festa che dopo la Pro-Am avremo anche una cena, musica dal vivo, cioè sarà proprio il grande evento, si trattano bene. Allora, a me piace queste convenienze. Intanto vediamo delle immagini del vostro campo, che è veramente una meraviglia, ma soprattutto per l'ambiente friendly che si trova all'interno. Intanto avete un ristorante che è aperto a tutti, anche gli esterni, non bisogna essere soci. Avete un albergo all'interno della struttura di proprietà che è fantastico. Ma tra tutti questi grandi servizi, voi avete ampliato le buche, perché ci sarà una sorta di inaugurazione ufficiale che combacia col ventennale, la Pro-Am, se non sbaglio. Avete allungato le buche, le avete fatte diventare ancora più lunghe. Sì, giusto. Noi abbiamo allungato quattro buche, praticamente due green nuovi, abbiamo allungato la buca dietro, abbiamo costruito due green, allungato i fairway, due par 4, e abbiamo anche fatto due nuovi green, due nuovi tee arretrati nella buca 3 e nella buca 10. Per allungare e tornare ancora più competitivo il nostro campo, non volevamo più difficoltà fare del nostro campo un championship, che non è, ma diventare più divertente, sfidare più i giocatori di tutti i livelli, è molto più bello. Ecco le schelline del passato, Presidente. Ma adesso chi va a giocare a Cavaglià trova un'altra grande novità, la SPA. Sì, proprio il 24 sarà inaugurata il nostro centro benessere, la SPA, che è stata costruita all'interno dell'albergo. Ci facciamo una settimana di vacanza dopo. Ci lasciamo, io metto posto la mia schiena se riesco. Che ormai ma non solo la SPA, sarà inaugurata anche i nuovi spogliatoi. Abbiamo fatto un nuovo spogliatoio per gli uomini, tutto con armadietti, cioè ultramoderno. E il spogliatoio delle donne sarà anche ampliato. Una meraviglia di circolo. Ecco, come fa a essere così una meraviglia di circolo? Qual è il segreto per andare così bene e, come dicevo prima, in controtendenza? Noi siamo molto friendly. Cioè, siamo un circolo aperto, porte aperte. Chi entra nel nostro circolo, nella nostra struttura, i cancelli sono aperti, perché abbiamo un ristorante, abbiamo un albergo. Eccolo qua, questo è il ristorante con vista su green della buca 7, organizzate le finali di Miss Piemonte. È capitato anche a noi che eravamo per una nostra gara in concomitanza. Esatto, abbiamo un pro shop gestito da un grande professionista, dove fanno un club fitting, un club repair con
tutti i grandi marchi che si trovano nel mercato, e abbiamo praticamente le porte sono aperte, dopo abbiamo questo ambiente friendly, veramente un po' americano. Sì, ma è vero che si mangia la migliore carne quasi del Piemonte da voi, con questo, il ristorante si chiama Rosso Cuoco. Se vedi? Lo dici tu sono contento, perché se lo dico io però no, grandissima carne, la migliore carne, cioè, poi la carne piemontese, la carne è molto buona, ma io dico soprattutto, e poi avete, diciamo così, la ciliegina sulla torta, è un grande presidente. Quello certamente è proprio la ciliegina sulla torta, è veramente una persona che ha portato… Lo sai che sarà il nostro ospite settimana prossima, quando abbiamo la finale del nostro circuito di Golf Television Tour? Viene anche lui a giocare e vengono i vincitori della tappa di Cavaglià, che poi sono diventati tutti amici, perché lì poi non puoi non diventare amico dei giocatori dopo due secondi, conoscerli. E poi mi ha detto anche che viene per vincere, quindi… Ah, ecco, perfetto. Quello sicuramente, perché Paolo dove gioca per vincere, è veramente una persona protagonistica, è veramente un grande giocatore, perché dopo gioca anche bene, un buon giocatore di golf, ma certamente questo progetto va avanti, perché c'è un presidente, un proprietario come Paolo Schelino, che è veramente una persona che guarda più avanti di tutti gli altri, ha proprio gli occhi nel futuro, lui. Allora, ci siamo dilungati un attimino, ma ne valeva la pena per questa lunga introduzione, tanto è vero che sposteremo il servizio con la lezione del maestro al blocco successivo, quindi tra poco parleremo anche di lezioni di golf. Nel frattempo restate con noi, ci vediamo tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, noi tra l'altro dobbiamo salutare, caro Marco, tutti gli amici che erano a Creta per questa grandissima finale dell'ACI Golf Tour 2018, perché Miguel, hanno fatto una finale, le fanno sempre all'estero, a Creta, ma veramente meravigliosa, tantissimi amici, 210 persone, c'erano 134 in gare, e devo dire che in Grecia esistono 6 campi da golf, uno a Creta, ma un campo veramente… meraviglioso, bellissimo, con dei bunker magnifici, quelli a sponda in erba, proprio perché con tanto vento a volte la sabbia, se no non la ritrovi, rischi, ma un campo veramente spettacolare, soprattutto tenuto benissimo, perché si è giocato sulla Bermuda, che di questi tempi vedere dei campi belli non è così facile in Italia per ovvie ragioni, ma là abbiamo trovato veramente un campo spettacolare. Settimana prossima manderemo un'ampia sintesi di questa finale, quindi anche per tutti gli amici che ci seguono, che erano presenti a Creta, vi rivedrete settimana prossima in uno speciale dedicato appunto a questa finale a C-Golf. Nel frattempo, a proposito di bunker con la sponda alta, ma se la pallina ti finisce proprio sulla sponda in erba, cosa facciamo? In erba? Sei in erba, cosa facciamo? Io prego. Allora andiamo a vedere insieme a Carlo Zappa i suoi consigli con questa lezione di golf. Amici Golf Television, ben ritrovati da Golf Caccarimate. Siamo alla 15. Abbiamo la palla sulla sponda del bunker e abbiamo la palla che si è fermata sull'erba. Qui una posizione di poco equilibrio, tanto green davanti e la bandiera che è sopra a un gradino. La prima preoccupazione è quella di cercare di trovare la posizione corretta davanti a palla, una posizione stabile, una posizione che mi consente di giocare il colpo. Questo è l'unico colpo dove non gioco parallelo al terreno. Noi sappiamo che ogni qualvolta la palla non è in piano dobbiamo assecondare la pendenza del terreno, quindi se ho una palla in salita metto le spalle parallele al terreno, i fianchi paralleli al terreno e il peso del corpo è leggermente a destra. Se ho una palla in discesa, spalle e fianchi paralleli al terreno e il peso del corpo a sinistra. Quando mi trovo vicino al green, gioco un colpo contro pendenza, quindi cerco di trovare la mia posizione, mi piego parecchio perché la palla è anche più bassa, rimango comunque col peso a sinistra. La mia preoccupazione è di schiacciare la palla contro la sponda del bunker. Se io schiaccio la palla contro la sponda del bunker, la palla si alza e poi inizia a rotolare. Quindi da questa posizione gioco tranquillamente ad imbucare, anche se può sembrare un colpo molto difficile, perché basta che posiziono la faccia e bastone diritta. Se io ritorno con la faccia e bastone diritta, la palla esce. Do un colpetto alla palla e la palla si alza e inizia a rotolare.
Avete visto che non ho fatto tanto movimento, ho trovato una posizione che mi consente il massimo equilibrio, una posizione che mi consente di muovere il bastone senza perdere l'equilibrio. Ricordate che in tutti i colpi che noi andiamo a giocare l'equilibrio è fondamentale. Se noi perdiamo l'equilibrio, il bastone cambia di traiettoria, cambia di angolo d'attacco e non riusciamo a colpire la palla pulita. E ricordate, l'equilibrio è fondamentale. L'equilibrio, anche stare qui seduti con noi in studio ci vuole molto equilibrio, vedi? No, direi tra l'altro seguitissime le puntate, non solo nelle trasmissioni che vanno in onda in tutta Italia grazie a questo pool di emittenti regionali con i quali portano nelle case Golf Television, ma anche sul nostro canale web, soprattutto anche il nuovo canale di YouTube che abbiamo aperto, facendo rivedere tutti i nostri servizi. Quindi c'è la possibilità comunque di andare a rivederveli on demand quando volete voi, venite su golftelevision.tv, oltre a trovare anche il nostro shop online, avete tutti i servizi da rivedervi con le lezioni del maestro e le regole del golf che tra poco esamineremo, perché cambia tutto il mondo qui ormai e bisogna essere pronti e attivi. Io so che tu hai un'altra curiosità da chiedere. Sì, volevo chiedere come te la cavi tu sul campo. Prendo le virgole. No, tu sei un arbitro, perché tu arbitri regolarmente. Ecco, com'è secondo te? Allora, vogliamo dare un consiglio agli amici che ci stanno seguendo da casa in questo momento e che non sono golfisti, perché andiamo su TV generaliste, quindi dove non si parla solo di golf. Vuoi, perché noi sembriamo sempre di parte, vabbè, lo puoi essere anche tu, ma è vero che è carissimo giocare a golf? Carissimo. Te l'ho detto apposta. No, perché tutto è caro, dipende da quello che vogliamo fare e come vogliamo fare, no? In comparazione a altri sport, sicuramente il golf non è dei più cari. Parlo del sci, ma oggi parlando del calcio, anche di altri sport come il rugby, ho un figlio che al minimo si paga quasi mese 500 euro per poter giocare in un'academy di rugby, più le spese, trasferta e tutti gli altri costi. Il golf, un circolo come il nostro, costa poco. Noi abbiamo anche fatto una promozione per l'anno prossimo che un ragazzino fino a 18 anni paga solo 100 euro per entrare nel circolo. Scusa, no, ripeti, questo mi piace. Scusate, a casa, state guardando la trasmissione di golf, adesso parliamo di calcio per un attimo, ma avete un figlio che vuole giocare a golf? A Cavaglià, in Piemonte, uscita dal casello di Santiago, quindi sei proprio attaccato, comodo. Ma ci sono tante altre realtà in Italia così, sì. Comunque, a me piace ricordare Roma, agli Archi di Claudio, ma tantissimi circoli. Voi cosa fate per gli under 18? 100 euro è socio del circolo, può usare la struttura come un socio. In più noi abbiamo creato l'anno scorso una sala che chiamiamo la sala dei club dei giovani, dove è attrezzata con la TV, anche dei tavolini per studiare, per i ragazzi fare i compiti della scuola, dei divani, delle PlayStation, del calcio tutti i tipi ping pong. Proprio per creare un circolo per i ragazzini, sentirsi dentro e fargli amicizie, stare con gli altri amici, i colleghi del corso, dei giovani. E per 100 euro lui è socio, dopo c'è il pagamento della tessera federale, ma quella è una cosa sempre a parte, che costa 20 euro anche per andare di sotto. Ma di questo modo possiamo portare più giovani al golf, è un modo che facilita anche quello che dicevi tu, è un ambiente friendly, familiare, sì, amichevole, sì. Cavaglià, e c'è soprattutto questa grande promozione legata proprio ai giovani, perché non dimentichiamoci che il golf ha bisogno di giovani, ma il vantaggio forse anche per gli amici che ci sono da casa è che il golf è uno sport sano, ti fa fare una sana attività fisica. Tanto. Non è stressante, tranne quando non prendi la palla, che allora dopo vai dallo psicologo, ma quello è un altro discorso. Ma resta uno sport sano all'aria aperta, dove cammini a livello, diciamo, di cuore, lavora bene, funziona bene, non è troppo rilassante, perché comunque è abbastanza faticosetto, sì, in certi momenti camminare. Ma soprattutto si portano i ragazzini in un mezzo ambiente fantastico, in mezzo alla natura, cioè non solo in campo pratica, ma quando vanno in campo con i maestri, per le prime volte che vanno in campo vanno in un posto meraviglioso, che tutti i golfisti riconoscono, che camminare in mezzo al bosco, alle alberi, vicino ai laghi, dove sono gli uccellini, dove c'è la natura. Cioè, poi possiamo dire che non ha età questo sport? No, non ha età sicuramente. Sai che noi abbiamo conosciuto
questo personaggio incredibile, stupendo, che ha vinto la finale della C-Golf, e ha detto la cosa più bella. Ha vinto, quindi si è classificato in automatico ospite per la prossima finale all'estero, e dice: sono contento perché io ho iniziato a giocare a 60 anni, adesso è one digit, gioca benissimo, è uno che la tira veramente bene alla pallina, si diverte e gira in relax. Ma c'è tantissima gente che ha cominciato a giocare da 60 anni in avanti, addirittura ce n'era uno di questi qua, ha detto: io ho cominciato quando avevo 70 anni. Noi abbiamo un gruppo di ex tennisti, che e alcuni ancora sono giocano a tennis, e che hanno iniziato a giocare a golf, un po' perché il golf gli ha permesso di non c'è lo stesso sforzo fisico del tennis, e allora hanno iniziato a giocare dopo i 65-70 anni, e abbiamo un gruppo veramente che dopo portano gli amici, viene a provare il golf e vedono questa pallina che viaggia, che riescono a tirare. Bellissimo. Una palla a 150, 200, 250 metri, e veramente abbiamo un gruppo di giocatori che hanno iniziato dopo i 65 anni. Allora, ci fermiamo ancora un attimo, restate con noi perché tra poco si parla della grande finale del Golf Television in Tour, il nostro circuito di 26 tappe. Ma si parlerà anche delle nuove regole. Sì, dopo. Dopo. Tra poco. Vivere un 2019 di grande golf, iscriviti al Golf Rossera. A pochissimi chilometri da Bergamo, Brescia, Milano e Crema, il Golf Rossera, affacciato sulla splendida collina di Chiuduno, ti propone un intero anno di grande golf a soli 1000 euro. E se sei un nuovo socio, puoi giocare da subito gratis. Golf Rossera, un ambiente ideale anche per chi ha voglia di imparare a giocare a golf. Ha un costo davvero contenuto, grazie alle tante proposte dedicate ai neofiti e dove la prima lezione è gratis. Golf Rossera è un punto di riferimento anche per pranzi di lavoro, oppure per fermarsi a cena, ammirando dalla splendida terrazza una vista incantevole. Diventa socio al Golf Rossera per vivere un anno di grande golf a soli 1000 euro, perché al Golf Rossera non è mai stato così facile e divertente. Insieme i sogni si realizzano. Il nostro era costruire un ospedale per curare i bambini malati di leucemia. Il primo dove unire ricerca, cura ed assistenza per guarire un bambino in più. A Monza, il centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Ricerca, cura ed assistenza, insieme. Questo è oggi il nostro ospedale. Scopri come aiutarci a guarire un bambino in più sul sito comitatomarialetiziaverga.it. Rieccoci nuovamente in studio, 26 tappe da marzo fino proprio questo weekend, dove siamo stati di scena a Varese. Di cui una a Cavaglià. Una a Cavaglià, tantissimi finalisti, tutti che stanno aderendo per una grande finale dove avremo circa 100 persone in gara in shotgun. Giovedì 11 ottobre c'è finalmente la grande finale di Golf Television in Tour e la giocheremo in un campo al quale siamo molto affezionati, dove è stata già sede lo scorso anno della finale di questo nostro circuito, che è il Franciacorta Golf Club. Quindi andiamo a respirare un'aria lacustre meravigliosa e abbiamo in linea proprio con noi il direttore Diego Cancarini, così ci ragguaglia sugli ultimi dati del campo, se è in perfetta forma come l'abbiamo sempre visto e che cosa succede, insomma. Diego, grazie per essere con noi. Ciao, ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, giovedì saremo lì in forze presenti nel vostro splendido circolo. Che franciacorta troveranno i nostri amici che ci seguono e che arriveranno da Cervia, hanno confermato da Firenze, arrivano dalla un po' da Sicilia. Tutta Italia. Abbiamo anche uno che arriva dalla Sicilia, vedi? Che ha già confermato. Cosa troveranno? Beh, io penso che arrivino nel momento giusto, come per lo scorso anno è stato organizzato proprio nel momento migliore, sia come clima, ma sia anche come condizioni del percorso, che dopo qualche piccola difficoltà dovuta al clima estivo adesso sta recuperando e per quella data sarà in condizioni perfette. Intanto noi vediamo delle immagini della finale dell'anno scorso per così dare qualche anticipazione anche agli amici che ci seguono di quello che succede nelle nostre gare, nelle nostre finali. Ma Diego, avete già transaminato il campo praticamente, no? Sì, esatto, quelle zone che avevano sofferto l'afa estiva e gli altri problemi adesso si stanno riprendendo, sono state traseminate, per cui tutto il percorso dai green, che comunque sono sempre stati in ottime condizioni, ai fairway, saranno pronti per questo evento. Diciamo che i finalisti troveranno un campo all'altezza come quello della passata stagione? Ma direi di sì, direi che dovrebbe essere tutto nelle condizioni ideali, anche il clima si sta rivelando come un autunno eccezionale, tutto quello che merita una gara, una finale come questa. Ecco, tra l'altro ricordiamo che questi problemi quest'anno si sono registrati un po' su tutti i campi in Italia, proprio per un cambio di normativa nell'utilizzo anche di prodotti. E quindi è chiaro che soffrono di più e ci dovranno essere degli accorgimenti, perché abbiamo un panel europeo che ti consente di dare i trattamenti proibiti ai pomodori e poi non lo fanno sui campi da casa o i campi a goma, vuol dire che nessuno va con la bocca per terra a mangiarsi l'erba, però vabbè, è una piccola polemica che insomma. Diego, il vostro circolo è uno di quelli che può vantare il maggior numero di gare in un anno. Quante ne avete avute quest'anno? 198. Guarda, abbiamo ospite Miguel De Sosa di Cavagliar, direttore di Cavagliar, che conosci, credo bene, arbitro anche lui, che ha fatto una faccia stupida, come dire, ma cioè, praticamente non dormite mai, cioè, giorni di riposo non esistono. Beh, in effetti così, dicendo il numero anch'io rimango stupito, però ormai siamo una macchina collaudata, e finita una gara pronti per un'altra, pronti a stampare gli score per la gara del giorno dopo e siamo ormai rodati per questo calendario che ormai da anni è così tipo. Sì, ma come fate, facendo tutte queste gare, a mantenere il campo sempre in ottime condizioni? Beh, sicuramente una parte di fortuna per avere un clima che ci aiuta, però anche la capacità di chi fa la manutenzione di riuscire a incastrarsi la mattina presto piuttosto che la sera, o alternando, fortunatamente avendo 27 buche i percorsi, per cui si riesce a mantenere e a preparare il campo qualsiasi stagione, per qualsiasi competizione. Ecco, tra l'altro mi piace accennare una cosa, perché Maurizio Zaini ha vinto premi prestigiosi nella sua carriera proprio per la manutenzione del campo di Franciacorta. Maurizio ci ha messo tutta la sua vita all'interno del Franciacorta Golf Club. Adesso non è che se n'è andato via, diciamo che è uno dei pochi fortunati che nonostante la Fornero è riuscito ad arrivare abbastanza in giovane età alla pensione, ma la tradizione della famiglia prosegue. Esatto, adesso c'è Alberto, il figlio, che ha preso il posto di Maurizio dopo averlo seguito sul campo per la manutenzione, e adesso ha preso questa grossa responsabilità, sicuramente, come dicevi prima, in un momento non facile, però anche lui, come il papà, ci sta mettendo una passione veramente grande, un impegno notevole, e i risultati si stanno vedendo. Senti, non ti chiedo come state per soci, perché so che continuate a crescere, siete ormai un circolo che vanta, quanti sono allo stato attuale? Tantissimo. Poco meno di 500. Beh, è sempre una cifra ragguardevole, siete in una posizione invidiabile, si mangia bene, si beve altrettanto bene, perché in Franciacorta non si può bere male di sicuro, direi che ci sono tutte le basi ottime per tornare a fare una grande finale da voi giovedì 11 ottobre, quindi giovedì prossimo. Esatto, direi il posto ideale per ospitare la vostra finale, che siamo contentissimi di ospitare anche quest'anno, per cui siamo pronti e vi aspettiamo. Il presidente è carico?
Ma il presidente non ci sarà, ha un impegno improrogabile. Hai fatto la domanda sbagliata, Marco. Perché, non sapevo, scusa. Perché l'ho sentito proprio ieri, mi ha detto che purtroppo c'è un impegno, forse riuscirà ad arrivare per cena, ma non è certo. No, c'era una cosa molto importante che seguiva da tantissimo tempo e combacia. Però avremo tanti presidenti di altri circoli che verranno a trovarci e che saranno in gara con noi. Senti, Diego, niente, grazie per questa telefonata, per averci aiutato a parlare del Franciacorta, a descriverlo per chi quei pochi che non lo conoscono e per dare una piccola anteprima di cosa troveranno i nostri finalisti in questo grande appuntamento dell'11 ottobre. Grazie e ci vediamo tra pochissimo allora. Grazie a voi e arrivederci a giovedì. Giovedì 11 ottobre. Grazie ancora Diego, buon lavoro. Ciao a tutti, ciao. Miguel, voi quante gare fate in un anno? Un centinaio. Quindi la metà di Franciacorta. Noi abbiamo... Il nostro target è molto turistico, e avendo tutti i clienti turisti in albergo, e abbiamo superato i 350 soci che vogliono giocare fuori gara, allora, ma principalmente per i turisti dobbiamo accontentare, non possiamo fare tante gare. No, poi devo dire una cosa, che Franciacorta ha una posizione invidiabile proprio come collocazione, perché prende in un bacino di golfisti enorme. Perché ha vicino tutta la parte del lago di Garda, diciamo tanti circoli vicini. E Franciacorta per tradizione ormai sono anche le gare, al di là di avere un calendario gare del weekend invidiabile, però le gare del mercoledì ad esempio fanno sempre almeno 100 persone in gara di mercoledì. Cioè c'è molto seguito durante la settimana, gli eventi settimanali si rincorrono, ci sono appuntamenti veramente importanti, le grandi case scelgono Franciacorta perché sanno che comunque c'è un'organizzazione all'interno che sa gestire una gara in modo ottimale anche settimanale, che non è facile un po' ovunque perché spesso per questioni di bilancio anche i circoli lavorano più nel weekend anche come personale. Ecco, questo di avvantaggio diciamo essere al centro di un grande bacino d'utenza golfistica per fare arrivare sempre molta gente anche da fuori. Ci sono molto più golfisti in Lombardia, certo, anche se Piemonte ha più campi da golf, meno giocatori. È vero. Ma soprattutto noi vogliamo, avendo una struttura come albergo, vogliamo più investire sul turismo golfistico, e allora dobbiamo anche avere lo spazio per il giocatore che arriva dalla Svizzera, dalla Germania, da tutto il nord Europa, avere posto per giocare in campo e per sotto. Diamo una piccola anteprima ancora, Marco, scusami, di ricordo di cosa succederà giovedì 11 ottobre, magari i nostri amici che ci stanno seguendo, certo, qualche anteprima diamo. Intanto la nostra è una finale un po' atipica perché è un invitational al quale accedono anche i vincitori delle tappe del nostro circuito, ma è un invitational, quindi avremo anche le aziende, le nostre amiche al fianco e in campo a giocare. Ma ad esempio Alfa Romeo, che quest'anno è stata un po' il title sponsor del circuito con Stelvio, presenterà dei modelli quadrifoglio presenti, ci sono delle vetture che arrivano con motori Ferrari a 510 cavalli, insomma c'è anche la possibilità di vivere un momento diverso. Non solo, la caratteristica è che noi abbiamo un premio ogni buca, giusto Marco? Giustissimo. Un premio ogni buca per i finalisti, 6 premi unici riservati quindi a le categorie sono due in finale e poi quindi gli altri sono praticamente suddivisi in parti uguali tra prima e seconda categoria. Tra questi ad esempio c'è una settimana a Sharm con l'amico Luigi Cardini, sì, Domina per la loro finale, ospiti quindi alla finale internazionale di marzo, volo aereo, soggiorno, tutto compreso. C'è un anello bellissimo, un brevetto in diamanti di Serafino Consoli che verrà dato a Nires Tudepin. Avremo un altro premio, una borsa di coccodrillo e pitone meravigliosa di Gorreri, come Nires Tudepin. Ci sarà un Experience Day firmato Alfa Romeo per vivere una giornata con tutte le quadrifoglio in pista, con gli istruttori di guida nel circuito privato di Alfa Romeo in Piemonte. Insomma, ci sono dei premi meravigliosi, oltre a una cena poi dove ci sarà chianina in quantità e tutto il resto. E naturalmente bollicine. Ringraziamo gli amici di Cador, che tra l'altro saranno presenti, perché si berrà solamente, di come facciamo a cucinare gli hamburger di chianina per la nostra finale. Queste sono le immagini proprio dello scorso anno, che ti danno un po' l'idea della giornata speciale che facciamo trascorrere a questi nostri amici, perché credo ne valga veramente la pena. Ci fermiamo ancora? Ci fermiamo. Allora, se lo dice Marco Lanzi.
Abbiamo parlato poco fa di Franciacorta perché è sede della nostra finale di quest'anno, proprio giovedì 11 ottobre, ma per tradizione, caro Miguel De Sosa, con Marco Lanza noi andiamo alla scoperta dei circoli italiani, facciamo una panoramica, anni fa l'avevamo fatta appunto con Cavaglià quando ci siamo conosciuti la prima volta, e questa volta, questa settimana, riportiamo i nostri amici che ci seguono da casa in televisione a scoprire uno dei campi della Sardegna direi spettacolare per mille aspetti. Noi siamo stati a Smolas con il nostro circuito, abbiamo parlato anche del Pevero, di Punta Aldia, ma non potevamo non parlare di Isarenas, che credo sia il paradiso golfistico, tra virgolette, selvaggio, meraviglioso, proprio a braccetto con la natura. E abbiamo proprio in linea con noi il direttore di Isarenas, quindi Giovanni Famelli, grazie per essere a Golf Television. Grazie a voi per avermi chiamato. Buongiorno a tutti. Allora, parlare di Isarenas ci vorrebbero delle settimane, credo. Noi stiamo adesso iniziando a vedere delle immagini molto suggestive di questo campo. Io ho detto il campo veramente a contatto con la natura, tra virgolette selvaggia, perché si è edificato poco, è ancora la vera Sardegna questa. Diciamo che questo campo ha una caratteristica particolare, perché tutta questa pineta di oltre 700 ettari è stata pineta in passato, è diventata un deserto negli anni 50 e poi è stata ripopolata di piante splendide dall'uomo. Quindi foresta, deserto, foresta è un passaggio veramente affascinante dal punto di vista naturalistico. Giovanni, sì? Per quanto riguarda il campo, come lo possiamo definire? Allora, è un campo molto bello, non estremamente lungo ma molto tecnico, perché il disegno dell'architetto Van Hagen è quello che poi ha disegnato il Golf Nazionale a Parigi, consente di giocare bene se si è dritti, sembra una banalità come tutti i campi da golf, ma qui in particolar modo. È immerso in una pineta fantastica e la cosa molto bella è che non c'è una buca che confina con un'altra. Ha un'estensione molto vasta e questo rende veramente il gioco in un paradiso tranquillissimo per i golfisti. È un campo dove ci si può mantenere in ottima forma, perché c'è da camminare, ho visto. Assolutamente, considerate che i metri del campo sono poco più di 6.000, però con i camminamenti si arriva anche a 11 km. Volendo, c'è anche una foresteria lì, si può restare lì a dormire? Sì, ci sono due bellissime foresterie, ambiente molto domestico, anche di un certo spessore, un certo profilo. Ci sono due foresterie, ognuna delle quali ha 6 stanze all'incirca e viene servito il servizio di pernottamento con colazione, e in più c'è anche un ristorantino dedicato ai golfisti, agli associati alla Federazione Golf, dove c'è uno chef quasi privato che accontenta i desideri dei golfisti. Ecco, ma la stagione non è mai ferma per voi a Isarenas? La stagione non è mai ferma, il golf è aperto tutto l'anno e devo dire che le caratteristiche della questa parte occidentale della Sardegna fanno sì che il clima sia particolarmente mite tutto l'anno. Può risultare ventoso, ma vuol dire che la pineta protegge anche il gioco dal vento, che pure incide in qualche occasione. Tanto turismo, quindi immagino, tanti turisti che vengono a trovarvi ogni anno. Ci sono tanti turisti, c'è un turismo un po' particolare, un turismo dei golfisti che cercano esattamente quel campo, turisti che amano questa natura che io amo definire un incrocio tra Africa e Scozia, come tutta la zona del Sinis, e quindi attrae un turismo che seleziona il nostro campo, non troppo comune. Beh, direi che abbiamo parlato ampiamente di Isarenas. Vogliamo dare la possibilità a due nostri ascoltatori di venire a giocare, di avere il green fee per poter giocare ospiti a Isarenas? Possiamo fargli una domanda o un qualcosa che vi riguarda e diamo questa chance a chi ci segue da casa? Ma molto, molto volentieri, e accoglieremo i vincitori di questo concorso con grande gioia. Allora, la domanda che farei loro, non troppo complicata, magari bisogna cercare un po', è di sapersi dire quanti sono i par 3 del campo.
Perfetto, domanda, 18 buche. Domanda semplice, che così almeno vengono a curiosare anche il vostro sito internet, si rispolverano un attimino la memoria di tutte queste bellezze che avete, quindi quanti par 3 ci sono sul percorso di Isarenas? In palio, di 18 buche. Di 18 buche, in palio un voucher per 2 green fee da dare a un vincitore che verrà poi chiaramente sorteggiato tra chi risponderà esattamente. Il form, ve lo ricordo, lo trovate direttamente sul nostro sito internet www.goldtelevision.tv. Dovete compilare tutti i dati, privacy eccetera, e rispondere. Avete la possibilità quindi di vincere questi 2 green fee per Isarenas. Grazie mille Giovanni Fameli per essere stato con noi, direttore di questo splendido campo in Sardegna, e a presto allora. Grazie a voi. Di nuovo grazie ancora. Ciao a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Ciao. Beh, tra l'altro lo stesso, vedi, l'architetto che ha disegnato le National, dove abbiamo visto una Ryder Cup quest'anno, ragazzi, cioè anche i non golfisti parlavano della Ryder Cup quest'anno. Tutti, tutti. È stato tutti. Un successo, Chico Molinari strepitoso. Noi non parliamo mai di golf dei professionisti, perché ci dedichiamo solo agli amateur, però è chiaro che 30 secondi adesso dovevamo farlo. Si è visto lo spirito, sai che cosa mi hanno detto molti? Ma nel golf, ma fanno tutto quel caos di tifo. Ho detto no, non è sempre così, però questa è una manifestazione dove in effetti ha un tifo calcistico, questa, e gli irlandesi aiutano molto questa, in questo, li abbiamo visti. Questa è stata una grande promozione per il golf, a vedere tutta quella gente là. I social hanno aiutato tanto, perché le persone hanno condiviso tanti video che 270.000 persone a Parigi. Persone. Ma non solo, è il terzo evento al mondo più vista la Ryder Cup, cioè l'hanno vista milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo, è il terzo evento in assoluto più visto dopo mondiali di calcio e olimpiadi. E Chico Molinari il quinto giocatore al mondo. Chico Molinari, e ancora italiano, ha portato al successo. Ma non si fermerà qui, io penso che si ferma qui, molto carico. Ma uno dei risultati della Ryder Cup da noi è che nella domenica della Ryder Cup di mattina è arrivata una coppia e ha detto: noi abbiamo visto questo evento, vogliamo giocare golf anche noi. Noi abbiamo accolto e hanno fatto un pacchetto di ingressi in campionato. Perciò penso quando sarai a Roma nel 2022. Esatto, ecco, ricordiamolo allora, perché questa Ryder Cup talmente famoso adesso, tra 2 anni, si gioca ogni 2 anni, ed è forse l'unica manifestazione al mondo che ha una squadra europea, cioè tu vai e tifi Europe. Salvo i nomi stessi, ma tra America e Europa si svolge ogni 2 anni. Questa si è disputata in Europa a Parigi, la prossima con detentori del titolo della Coppa, della Ryder Cup, il team europeo, si giocherà in America, e nel 2022, quando tornerà in Europa, si giocherà al Marco Simone a Roma. Quindi è un'occasione per portare il golf in Italia in grande stile, salvo che qualche politico non si metta come al solito a voler dire la sua senza capire nulla delle cose, e non capire un business che ha portato a Parigi in una settimana 270.000 persone. Alberghi strapieni, ristoranti che hanno lavorato a 1000, hanno fatto un successo incredibile, ma, caro Marco, è una promozione che va avanti gli anni prima e gli anni a seguire. Quindi, quando usciranno i numeri dell'incasso a Parigi, penso che non sarà più mezzo miliardo che si pensa che Ryder Cup porta, ma sarà molto di più, perché a Parigi veramente è stato incredibile. Di sicuro. Scusa, Miguel, tu arrivi dal Portogallo. E in Portogallo, come in altre nazioni europee, non si fanno tante gare. A tuo giudizio, in Italia si fanno veramente molte gare? È una bella domanda, si fanno tante gare, però è veramente un introito, è importante per i circoli fare le gare, quando non hanno un altro tipo di prodotto, quando non fanno tanti green fee o non hanno tanti turisti, la gara fa incasso. In Portogallo non lo facciamo, io sono stato direttore di 3 circoli in cui uno ha fatto 55.000 green fee all'anno. 55.000 green fee, dobbiamo trovare lo spazio per fare una gara, allora preferiamo vendere green fee. È molto molto difficile, si lavora in un modo diverso, le gare, il mio circo faceva 2 o 3 gare all'anno. Che diventano degli eventi veri e propri, poi sono anche belle poche gare, cioè, perché diventa l'evento atteso da tutti i soci, sì. È l'evento mondano, è la gara attesa per tutto l'anno.
E poi la Calabrera si fa forse sfidandosi per il piatto di spaghetti o la birra o non so che cosa, sì, è la specialità portoghese. Ma il baccalà, ma la birra c'è sempre. Nel dopogara. Adesso noi parliamo di regole un attimo, perché con Roberto Ballini, che è il presidente AIAG dell'Associazione Italiana Arbitri, andiamo a conoscere già da qualche settimana le novità del 2019. E dopo aver parlato del nuovo tipo di approccio settimana scorsa, vi ricordo che comunque trovate tutti questi video, queste clip sul nostro sito internet da poter rivedere, oggi parliamo quanto tempo hai a disposizione per cercare una pallina persa? Cambiano anche lì le cose, si velocizza il gioco. Amici Gol Television, benvenuti. Vediamo oggi cos'è che succede nelle nuove regole che Arenei e USGA hanno preparato per farle giocare dal 1 gennaio 2019. Non mi stancherò mai di dire 1 gennaio 2019, anche perché è da quel momento in cui avremo queste regole. Una palla è stata giocata verso un bosco in una zona dove chiaramente non è stato facile trovarla. Il giocatore ha iniziato la ricerca. Da quel momento il tempo viene preso e anziché avere i 5 minuti come avevamo con le vecchie regole, la nuova regola ci dirà che il tempo limite per trovare la nostra palla che presumiamo essere persa sono 3 minuti, quindi abbiamo 2 minuti di risparmio. Questo nella logica delle regole nuove che vogliono far risparmiare più tempo possibile ai giocatori e accorciare il tempo di gioco. Amici di Gol Television e di Roberto, arrivederci alla prossima. Rieccoci nuovamente in studio e abbiamo parlato prima di un gioco, a parte che dopo chiedo una cosa a Marco sul tempo di ricerca di una pallina, ma voglio dire, quello che abbiamo appena visto, grande attore. Beh, abbiamo parlato del gioco settimanale che è su Isarenas, quanti par 3 ci sono presenti sulle 18 buche di Isarenas, con il par di 2 grinfi per l'ascoltatore che indovinerà. Ma 2 settimane fa avevamo lanciato invece il nostro gioco, l'abbiamo fatto durare un po' di più questa volta, legato al golf di Eppan, vuol dire Appiano, bellissimo posto, ed era dove, qual è l'uscita autostradale più vicina, Bolzano Sud, era semplicissima. Vince quindi 2 grinfie, l'abbiamo in linea con noi, Marco Ranzenigo, benvenuto a Golf Television Marco. Buongiorno a voi. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, intanto complimenti perché ci sono questi 2 grinfie a disposizione da utilizzare poi nell'arco anche del prossimo anno. Ma la passione per il golf da dove nasce? Nasce da un problema al cuore. Ah, ecco. Ero un gran sportivo, calcio, basket, sci, nuoto. Con un piccolo problema al cuore ho detto vado tra gli anziani a giocare a golf. Poi invece in realtà non è stato così. Ma ecco, parlavamo proprio prima dello sport che è salute, che fa bene proprio per un'attività anche cardiocircolatoria, eccetera. Ma non è poi così sedentario come sembra, diciamo. Assolutamente. Ecco, però hai detto, sono passato tra gli anziani. Io so, caro Marco, lui è architetto, ci tengo perché a me piacciono gli architetti golfisti, hanno questo estro anche in campo, ma tu hai 2 figli giovani che sono 2 campioncini, io ho visto delle foto di swing, sì, che sono meravigliose. Campioncini, sì, giocano, sì.
Ma sono loro che ti hanno portato al golf o sei tu che li hai trascinati? No, come ti ripeto, io sono sempre stato uno sportivo per tanti vari sport e portavo sempre comunque i miei figli, sia dal nuoto, sia sì. Quando mi sono avvicinato al golf, lì è stata passione, però era un impegno anche di ore per praticarlo, quindi ho dovuto portare la famiglia e tutti si sono appassionati dal primo giorno che sono venuti. Bellissimo questo. Quindi non è stato difficile. Una famiglia dedicata al golf. Tu giochi a Peschiera, no scusami, al Paradiso del Garda, giusto? Sì, attualmente sì. Che è un campo comunque bellissimo, perché è un campo che ti consente di bello lungo, ti consente di respirare vicino al lago, insomma è un altro dei campi meravigliosi che offre l'Italia. Marco, tu avrai giocato su tantissimi campi, ecco, visto dall'occhio dell'architetto, qual è quello che ti ha impressionato di più? Sono parecchi belli. Mi ha impressionato il Golf Milano, mi ha impressionato nelle Dolomiti, il Golf Dolomiti. L'Albenza, anche se c'era dell'acqua. Perché poi L'Albenza. Abbiamo giocato una stessa gara pochi giorni fa. Abbiamo scoperto di aver giocato la stessa gara nell'unico giorno che tra l'altro ha diluviato. Sì, esatto, ma questo è il golf. E questo è il golf comunque. Salute e aria aperta. Niente, caro Marco Ranzenigo, hai vinto i due green fee per il Golf Club Eppan, vale a dire a Piano, proprio alle porte del golf. L'unico campo che non ho ancora visto nelle Dolomiti, che so che è nuovo. Ecco, sì. Quindi avrai la possibilità di andare a giocare, attento, c'è abbastanza acqua, mi raccomando. Riceverai quindi direttamente via mail dal circolo il voucher per poter andare a giocare quando vuoi. C'è molta acqua, ma soprattutto nelle vicinanze anche tantissimo vino di quello buono. grazie ancora per seguirci. Grazie a voi, grazie ancora. Beh, bello, quando poi fai vincere le persone c'è sempre una gioia particolare. Ecco, no, Marco. Complimenti, grande attore, ma se anziché tirare in quel cespuglio la palla prima con Ballini. Ma questo me lo chiedo anch'io, ma avevo dei problemi che io non sono bravo come tiratore della dritta. Ma tu l'hai tirata con le mani. Ma che mani? Io mica gioco con le mani, io gioco al golf, mica gioco con questo, le mani. Questo è un attore, visto che l'ha costruito. Ha giocato una provvisoria. Che. No, ma sai cos'è? Per dire. Non sono più 5 minuti di ricerca, sono 3, ci hanno messo 2 minuti la scena, la pallina, no, sono bravi, io scherzo ma sono veramente bravi. Siamo in conclusione, l'importante è che chi ci segue piacciono queste trasmissioni, questi aiuti che cerchiamo di dare con le nuove regole. Perfetto, le trovate, lo ripeto, anche sul nostro sito internet www.goldtelevision.tv o sul nostro canale YouTube, trovate tutti questi servizi che vedete andare in onda in televisione normalmente, li trovate anche sul web in modo che ve li potete riguardare con calma. Ma quando volete voi, lezioni di golf, eventi, eccetera, eccetera. Michele, ricordiamo ancora il grande appuntamento per 24 ottobre, la locandina della nostra regia che appare miracolosamente in questo momento per dire che al Golf Cavaglià c'è il ventennale, un grande anniversario. La Pro-Am del ventennale, sono aperte ancora le iscrizioni, qualche team si può iscrivere ancora. Quindi correte perché è una giornata fantastica, sarà una cena meravigliosa. Se avete mangiato la carne, stupendo, ci sarà anche quella, sicuro. Anche. Se avete i problemi perché arrivate da lontano, ma volete passare una giornata stupenda con grandi professionisti, andate perché hanno un albergo confortevolissimo. Avete tutte le possibilità, c'è anche la spa, ma che cosa vuole? È comodissimo per raggiungerlo, a 3 passi dall'autostrada. Forse ancora c'è il sol per andare in piscina, c'è il campo da tennis. Noi purtroppo non ci saremo, perché abbiamo i nostri campionati italiani di doppio, neanche a farlo apposta, proprio in 2 giorni, 23 e 24, quindi noi saremo a piangere sul campo. E io sono molto preoccupato perché la tiro storta mentre lui la tira dritta, quindi sai, il favorito, eccolo qua. Peccato che non ci sono già i 3 minuti, almeno giocavamo presto. Grazie a Miguel De Soso per essere stato con noi, grazie, direttore del Luna Golf Hotel Cavaglià, grazie. E Marco, diamo l'appuntamento settimana prossima. Appuntamento come sempre la prossima settimana, seguiteci perché vi faremo vedere cose interessanti. E divertire, posso dire anche divertire. Ricordatevi, settimana prossima servizio speciale dell'ACI Golf finale di Creta.